Ciao Ari, mie belle, questo è un video collaborazione. Sono veramente, veramente felice di aver accettato l'invito di questa bravissima creatrice grafica, youtuber. Il suo nome è Candida Lo Russo, vi lascerò il link nell'info box. Lei è una youtuber che crea carte digitali. Allora, prima di accettare, naturalmente sono andata a vedere il suo negozio Etsy per vedere di che cosa si trattava e me ne sono innamorata perché ce ne sono tantissime di carte, ma soprattutto guardato, ho visto queste che sono vintage. Voi sapete che praticamente è un debole per le collezioni vintage e per le farfalle. Quindi qui praticamente ho un mix tra farfalle, fiori e l'ombreggiatura che piace a me, che voi vedete sempre nei miei video, che è vintage, le note musicali che comunque mi piacciono tanto, e poi vi spiegherò il perché c'è un motivo. E queste decorazioni così delicate con le roselline, cioè me ne sono innamorata. Avevo in mente già di fare un progettino di scrap, ora vi spiegherò quale, e quindi queste carte sono cadute proprio a pennello. Allora, perché poi ho accettato di fare questa collaborazione? In effetti non ci avevo mai pensato e non le avevo mai utilizzate carte digitali, però se voi ci pensate sono carte veramente molto economiche, perché nel momento in cui uno le acquista e diventa, insomma, possessore di queste carte, le può stampare all'occorrenza ogni volta che si vuole. Voi sapete che con le di Tmall, se io le fotocopio, però il colore rispetto all'originale non è uguale. In questo caso è più facile perché uno ha il file e le stampa. Che ne so, posso stampare solo questa pagina se mi serve solo questa, posso stampare quest'altra, eccetera, posso scegliere cosa stampare ogni volta che voglio, e ho la stessa identica qualità, perché non si perde come con le fotocopie che faccio di Tmall, ma è sempre la stessa identica qualità. Ci sono, oltre alle carte base, che sono tutte formate a 4, anche gli appellimenti, le taschine, guardate che meraviglia, per gli album. Queste le utilizzerò per gli album, le tag. Poi ci sono le farfalle da ritagliare, magari incollare sul cartoncino e dare diciamo una profondità, una tridimensionalità, e queste mi piacciono moltissimo. E queste le buste porta, queste possono essere busta porta card, porta soldi, per fare dei bigliottini veloci, cioè uno deve fare un regalino, una cosa, un biglietto veloce, stampa questo, lo incolla, ecco il gioco è fatto ed è veramente bello come immagine. Anche queste sono buste, guardate, già fatte per anche queste porta soldi, porta card e altre tag da utilizzare nei propri progetti. Sono 16 pagine queste ed hanno un costo veramente, mi sembra tipo sui 5 euro, proprio ridicolo secondo me, perché le carte da scrap noi sappiamo che costano in genere una quindicina d'euro a pacco. Sono veramente, veramente carine. Poi al limite, proprio se uno deve fare e ha la possibilità di stampare un foglio più grande, tipo ci sono le stampanti, io però non ho, la mia stampante è fino a 4, ci sono le stampanti a 3, uno può creare e ha diciamo un'unica pagina affiancando 2 a 4 e creando un unico foglio a 3 per stampe più grandi, volendo. Io non lo posso fare perché ho la stampa a 4 e quindi mi accontento di questo formato. Le ho stampate su della carta un po' più pesante, non è sì, mi sembra 180 grammi, sì, è tipo cartoncino, che costa pochissimo. Io la pago 10 centesimi a foglio, quindi considerate insomma che non ha un costo esagerato. Allora, perché questa carta è caduta proprio a pennello? Perché ho in mente di creare un portagioie per tutte queste cosettine che sto facendo. Ancora devo finire altri colori, gli altri stanno ancora d'altra parte. Ho tutti i bracciali e tutte le collane BB Craft che no, veramente non so dove metterle perché sono tante. Considerate che, siccome ci sono 10 colori, io avrò 10 collane, 10 bracciali diversi a seconda del colore, quindi volevo fare non 10, magari anche 20 scompartimenti, anche per mettere che quando li farò gli anelli e gli orecchini. Dunque soltanto un portagioie dedicato alla BB Craft, a
ai prodotti che ho utilizzato, che ho creato con queste pietre dure, e quindi volevo fare una scatola con il cartone di recupero, una scatola rigida con gli scompartimenti, non so ancora come, però verrà in corso d'opera. La ricopro con questa carta pacchi, una carta così anche un po', vedete, un po' già utilizzata, un po' rotta, ma potete usare qualsiasi altra carta, carta insomma da pacchi, da regalo, tinta unita, per ricoprire diciamo il cartone grezzo e poi decorarla con questa bellissima carta. Quindi adesso io taglierò cartone, riempierò e poi farò alla fine le decorazioni, magari anche mettendo qualche farfalla tridimensionale. Vi ripeto, il canale è quello di Candida Lo Russo, è bravissima, andatevi a iscrivere. Soprattutto le carte secondo me sono molto molto economiche, quindi sono un affare. Lo sapete che io ho le braccine corte del T-Rex, non mi piace spendere tanto, quindi questa secondo me è un'idea veramente economica. Io, a parte questa collaborazione, che queste carte lei me le ha gentilmente regalate, sicuramente io comprerò da lei, comprerò altre carte, perché veramente penso che sia un modo molto pratico, molto rapido, perché uno le stampa sul momento e le ha sempre a disposizione. E quindi questo è l'inizio, l'introduzione, e buona visione per questo portagioie, che spero mi venga una meraviglia, perché mi serve. Buona visione.
Allora, il portagiaie è finito, diciamo che non è che ne sono molto orgogliosa perché ho fatto qualche disastro, come al solito, perché in effetti la struttura era piuttosto complicata, soprattutto farla venire dritta, e qui c'è un pochino di spazzetto, eccetera. Però per quello che è, a me è utilissima, mi serve proprio per tutte le collane e sono soddisfatta. Naturalmente la seconda sarà meglio, visto che farò tesoro dei miei errori. Però ecco, diciamo che questo è un portagioie che non vi consiglio di fare, però ecco, l'ho fatto soltanto per mostrarvi la carta, perché la carta merita davvero, mi piace davvero tanto. Voi potete usarla meglio di me in altri progetti più precisi e più carini, e dunque ecco, questo era lo scopo, far vedere la carta, perché per adesso il portagioie insomma un pochino tutto storto come le case insomma degli orrori, però a me è utile così, mi piace, lo terrò così, non ne farò un altro, perché è veramente utile con tutti questi scompartimenti e ho intenzione di fare altre collanine e altri bracciali, quindi lo spazio non basterà mai, e così almeno tra di loro non si graffiano. E niente, io vi ho dato uno spunto da non rifare come ho fatto io, ma da fare un po' meglio, e soprattutto vi ho mostrato queste carte che sono meravigliose, intendo insomma utilizzarle per tanti altri progetti che prevedono magari album che forse mi riescono un po' meglio, va? E niente, questo insomma è il mio progettino, ora lo chiudo, lo metto in camera sopra nella mia libreria porta, e dunque sarà un ottimo porta gioie se riesco a chiuderlo, eccolo qua, e è molto capiente e anche molto diciamo piccolo, perché lo devo mettere in un armadio, quindi entrerà sicuramente, cioè basso, non è che piccolo, è basso, quindi sulla cassettiera andrà benissimo. Con questo ho finito, ci vediamo al prossimo video, sicuramente sarà sempre un video disastro come questo, però no, spero di no, però ecco, la carta mi piace da morire, grazie ancora a Candida Russo e alle sue carte, io veramente ne sono innamorata e ne farò uso in futuro, perché so che questo insomma pecca di un pochino di errori, va bene, grazie per avermi seguito, al prossimo video, ciao!